Ed eccoci dal Del Mauro di fianco a me, Adonis Thomas. Ciao Adonis, grazie. Ciao, ciao. Adonis, partiamo subito e ti chiedo un giudizio sulla tua stagione ad Avellino fino ad ora. Questa per me è un'ottima stagione. Credo di star giocando molto bene, anche contando il fatto che venivo da un anno di stop per infortunio. Credo di aver raggiunto un livello alto, ma c'è ancora molto margine di miglioramento. Lo dico anch'io, sei un giocatore che ha capacità di lavorare benissimo anche con i quattro avversari, sei un'ala piccola, però lavori bene anche con un reparto interni avversario. Cosa ne pensi di questo e in che cosa puoi migliorare? Credo che per migliorare debba cercare una maggior continuità sui tiri in sospensione. In alcune partite ne faccio molti e mi è capitato di sbagliare. Vorrei essere più costante in questo, anche in ottica partita. A volte ci riesco, altre no. L'importante è non mollare, continuando a fare altre cose sul parquet, anche in difesa, al rimbalzo. Insomma, continuare a essere il giocatore su cui gli avversari si concentrano. Sono stati dei ritmi davvero alti, altissimi tra campionato e Champions. Come valuti la Serie A e soprattutto anche la vetrina europea? Entrambi i campionati sono molto equilibrati, specialmente la Serie A italiana. Qui c'è molta competizione perché le squadre si conoscono abbastanza bene. Oltre agli italiani che sono ben conosciuti dalle squadre, ci sono anche molti americani che giocano nel campionato italiano da vari anni. Anche la Champions League è dura perché ti trovi ad affrontare squadre che giocano ai livelli più alti dei loro campionati nazionali. Sono due leghe stimolanti e sono felice di aver avuto la possibilità di partecipare a entrambe. Avete lavorato bene su entrambi i fronti, forse vi siete ritrovati nel peggior momento della condizione fisica, soprattutto tra Coppa Italia e Champions. C'è ancora un pizzico di rammarico per l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia e agli ottavi di Champions? Credo che dopo aver sconfitto Sassari in casa abbiamo avuto la certezza che avremmo dovuto farlo anche in Coppa Italia. Anche lì avevamo giocato una partita fantastica, purtroppo però abbiamo fatto degli errori gravi negli ultimi due minuti di gioco e l'abbiamo persa. Ma ciò non toglie valore alla nostra squadra. Credo che anche in Champions League avremmo dovuto battere una squadra come Venezia in almeno una delle gare, ma non dobbiamo demoralizzarci, c'è ancora un campionato che vogliamo vincere e dobbiamo concentrarci su quello. Avete però risposto a questo momento, a questa striscia negativa, con due prove davvero importanti. Prima la prova di forza a Reggio Emilia dopo un supplementare, poi con la prova di gruppo anche per la qualità del gioco proposto con Sassari, che dimostra un po' la prova di forza e soprattutto l'unità del gruppo in questa fase. Sì, è vero, abbiamo giocato bene in difesa, abbiamo fatto girare bene palla facendo tirare tutti. Siamo una squadra difficile da battere e l'abbiamo dimostrato anche contro Reggio Emilia. Ci abbiamo messo tanta intensità sin da subito, abbiamo difeso con forza nei tempi regolamentari e anche nel supplementare. E la stessa cosa è stata con Sassari. Loro hanno tirato molto bene, ma noi abbiamo difeso meglio quando contava, nell'ultimo quarto. Tante belle partite, quella che ti è rimasto più impressa in questo avvio di campionato, almeno comunque nel percorso tra campionato e Champions? Non credo che ci sia una gara che in particolare riguardi me personalmente, anche se la gara in casa contro Milano è stata veramente entusiasmante e il pubblico del palazzetto ha fatto la sua parte. Abbiamo fatto una partita quasi perfetta, dove tutti hanno giocato bene e abbiamo dimostrato di poter battere la squadra più forte del campionato. Per me è stata un'esperienza indimenticabile e credo anche che sia stata la nostra miglior prestazione in casa. Con Venezia sarà lotta per il secondo posto in classifica, almeno questo si arriva a dire dopo una fase di campionato con Avellino e Venezia protagoniste anche in Champions. Qual è l'obiettivo che vi ponete da qui al termine? Quel che è certo è che adesso puntiamo al secondo posto. I vantaggi della seconda piazza sono ovvi, ma io vorrei vincere tutte le gare di aprile e maggio per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai playoff.
going to the championship in the playoffs, 7-0, and hopefully we can get that done. We got some tough games. Certo non sarà facile. Ci aspettano avversari agguerriti, un paio di trasferte difficili e partite in casa da non sottovalutare. Il nostro obiettivo è continuare a giocare bene e adesso è tornato anche Cousin, che ci aiuterà tanto. Purtroppo non abbiamo Joe Ragland a causa dell'infortunio, ma credo che Marcus Green stia facendo un ottimo lavoro di playmaking in sua assenza e si sta veramente caricando la squadra sulle spalle. Credo che possiamo comunque centrare l'obiettivo secondo posto anche con qualcuno indisponibile, specialmente col ritorno di Cousin. Ne parlavi prima perché Milano è stata la partita che ricordi maggiormente come il piacere di averla vissuta. Milano che sembra inarrivabile, ma nemmeno poi tanto, perché l'avete battuta e poi nelle gare anche a Milano tra Supercoppa e campionato ve la siete giocati anche alla pari. Ma all'inizio della stagione eravamo una squadra totalmente diversa da adesso. Ora sappiamo chi siamo, abbiamo più chimica, giochiamo di più insieme. In difesa abbiamo dovuto ritoccare qualcosa, abbiamo dovuto imparare a usare strategie diverse per vincere le gare. Perciò credo che siamo cambiati tanto da quando abbiamo incontrato Milano in Supercoppa e nella gara d'andata. E ora in campionato vi presenterete domenica sera a Brindisi. Come vedi questa sfida? Brindisi è una squadra forte, specialmente adesso che ha preso Samardo Samuels, che sarà sicuramente un giocatore temibile nel gioco interno. Dovremo essere bravi a fermare in transizione uno così veloce. Sarà una partita difficile anche perché sarà un ambiente caldo. Credo che alla fine la chiave sarà nell'esecuzione, cosa su cui stiamo lavorando da una settimana, e magari la riusciremo a portare a casa. Tralasciando per un momento l'aspetto cestistico, sei ad Avellino in Italia dall'estate, da alcuni mesi, quindi da diversi mesi. È stato un approccio particolare? Come ti sei trovato con la cultura italiana? I enjoy Avellino. The fan support is great. Avellino mi piace, i tifosi sono fantastici, forse una delle tifoserie più belle d'Italia, se non la più bella. Mi sono divertito molto anche a godermi l'Italia in generale, il cibo, la cultura. Mi ha fatto molto piacere visitare luoghi come Roma, con tutta la sua storia. Sono posti di cui in America si può solo leggere o immaginare, ma venire qui, in Italia, di persona, è tutt'altra cosa. È un'emozione indescrivibile. Sono molto contento di aver avuto l'occasione di giocare a basket qui. Tornando ovviamente al basket, ti presentavi in Italia come un rookie. Il tuo obiettivo è proseguire e rafforzare il tuo percorso in Europa, possibilmente ad Avellino, o vorresti riprovare una carta NBA o comunque americana? Credo che aspetterò l'estate prima di prendere una decisione. Ora sto lavorando con una nuova agenzia. È il mio primo anno dopo l'infortunio, perciò voglio valutare bene le mie opzioni durante l'estate. Se ci sarà l'opportunità di tornare in NBA, vorrò ovviamente coglierla, altrimenti non mi dispiacerebbe restare in Europa. È un posto fantastico, pieno di campionati equilibrati, c'è molta competizione e pagano anche bene. Sarà una scelta che farò in estate. Ora voglio concentrarmi su questa stagione, finirla al meglio e poi si vedrà. L'hai presentato anche questo prima come aspetto. In Italia c'è un modo diverso nel seguire la sfida dagli spalti rispetto a quanto accade in NBA o in D-League. Come ti fa piacere vedere questo, come accade in Italia, insomma? Sì, mi piace molto, è sempre una grande festa. Anche i tifosi sono di un livello alto qui, ti sostengono fino alla fine. Stanno attenti a tutto, anche agli errori degli arbitri. Vivono la partita. Qui ti amano davvero, ti trattano bene, lo fanno per la loro città, per la loro squadra. Credo che sia la cosa più bella del mondo. Gli europei sanno come godersi lo sport, ma anche gli americani. Insomma, è una bella sfida. Io mi trovo benissimo con questa tifoseria. È divertente e ti aiuta a tirar fuori il meglio di te. In chiusura ti chiedo, un giocatore a cui ti ispiri guardandolo, che sia in Europa o credo sicuramente anche in NBA?
Sono un grande fan di LeBron James, probabilmente il miglior giocatore del mondo. Però se dovessi scegliere un giocatore su cui basare il mio stile e la mia tecnica, sarebbe Joe Johnson. Che è un ottimo giocatore che seguo da un paio d'anni. Dopo gli allenamenti e le partite, quando mi rivedo, penso di poter diventare un giocatore come lui in NBA. È un grande cestista ed è su di lui che modello il mio gioco, mentre LeBron James per me è un esempio dentro e fuori dal campo. Bene, ringraziamo Adonis Thomas, grazie Adonis. Yeah, thank you. E buona serata.